Farmacia San Gordiano del dottor Malfitano a largo Giovanni XXIII 5 a Civitavecchia. Elettrocardiogramma, controllo peso BIA, misurazione glicemia e colesterolo, servizio CUP, farmaci omeopatici e veterinari. Ottica Di Luzio in via Rodi 27 a Civitavecchia, Santa Mirella in via Aurelia 535, Cerveteri via Settevene Paolo 75, le migliori marche e modelli. Fratelli Spanò, centro revisioni, officina meccanica, gommista, lavaggio, riparazione auto multimarche a Tolfa, nella zona industriale, in via dell'Artigianato 3/5. Bentrovati all'ultima puntata dell'anno del 2022 per quanto riguarda Pallanuoto per la Serie A1, quest'oggi in versione natalizia, ma anche in versione, diciamo così, un po' affaccendata, visto che non è presente qui con noi mister Daniele Lisi, che a causa di un problema influenzale non può essere qui con noi, cosa che ha coinvolto anche molte squadre in questo campionato, quindi anche formazioni che sono ai minimi termini per disputare proprio queste partite, anzi da una parte sia santa la festività natalizia, più che altro perché c'è la sosta e si può recuperare chi non può andare ad allenarsi. Subito i risultati, perché il Palermo ha vinto 10-9 a Salerno, a Savona l'Ortigia si è imposto per 16-12, Catania che ha perso in casa 12-11 sul quinto, Porreco Pogliasco 18-9, Brescianzio 20-7, 7-7 tra Roma e Posillipo, 20-11 in cui il Trieste ha battuto la Dacher Bologna. In classifica Prodecco Brescia in testa con 27 punti, Trieste Ortigia 24, Palermo e Savona 21, quinto 15, poi Salerno 10, Anzio 8, Dacher Roma 7, chiudono Posillipo, Catania e Pogliasco con 4 punti, Prodecco e Pogliasco, Prodecco e Posillipo, chiedo scusa, hanno una partita in meno. Cosa dire riguardo questa giornata? Personalmente ho visto sicuramente la partita di Savona, che è stata anche trasmessa da Eleven Sports. Ortigia, che ha dato una grande prova di forza perché ha vinto per 16-12, ha dimostrato di esserci sin dalle prime fasi, ha accumulato 3-4 gol di vantaggio, poi ha difeso tutto il margine nella seconda parte. A parte scusate il gioco di parole, a parte una leggera flessione, però ovviamente considerabile nel corso della seconda frazione, i giocatori di Piccardo hanno comandato la gara e hanno dimostrato di essersi riscattati dopo lo stop che c'è stato in Eurocup proprio contro i biancorossi. Savona che invece deve cercare di cancellare, di mettersi alle spalle questa partita. Il Savona vero non è quello che abbiamo visto proprio sabato scorso, quindi avrà tempo e modo per cercare di risalire la china in classifica. Protagonista abbiamo visto anche Gnappo Napolitano, insomma, come è stato spesso chiamato durante la telecronaca da Miraglia e Postiglione, quindi ha dimostrato dal centro di essere tra i protagonisti del match. Invece, capitolo in casa, il Salerno per 19 contro il Palermo. Salerno che è sceso in vasca, ha fatto bene con Parrilli, ha fatto bene anche con il ragazzo spagnolo dalla difesa, che è riuscito a essere davvero ostacolo duro per quanto riguarda i giocatori palermitani. È tornato ancora Locascio, sempre più in forma dopo l'infortunio. Non c'era Irving, che era squalificato, ma abbiamo visto un Palermo che, nonostante tante difficoltà, alla fine è riuscito a mettersi dalla propria parte la gara, è riuscito a portare a casa quindi questa vittoria fondamentale. Il Palermo di Baldinetti ha dimostrato di saper soffrire in questa gara e quindi è riuscito a portarsi al quinto posto in classifica, pareggiando proprio i conti con il Savona. Per il resto, il 7-7 tra Roma e Posillipo ci racconta che queste due squadre si sono dovute accontentare, meglio per la Roma che è davanti in classifica, ma il Posillipo deve cercare di ritrovare le energie migliori. Non è facile, una rosa, diciamo così, diversa rispetto a quella degli anni scorsi, a 4 punti al fondo della classifica assieme a Catania e Bogliasco. Catania che ha perso in casa contro il quinto, quindi le buone sensazioni che abbiamo visto da parte degli atenei nelle ultime settimane invece non sono riscontrabili totalmente a causa di questa battuta d'arresto contro i genovesi. Quindi possiamo chiudere questo appuntamento con Pallanuoto per quanto riguarda la Serie 1. Ci vediamo anche con le puntate riguardanti la Serie 2. Tanti auguri di buon Natale! Noi ci stiamo portando avanti, stiamo facendo molta invidia. Visto scorso.